non si identifica con la cultura? Recentemente il Dicastero per la comunicazione ha presentato un nuovo documento sui social media. Questa riflessione pastorale utilizza la parabola del buon samaritano come analogia per aiutare a rendere i social più umani. La Santa Sede è molto presente sui nuovi media. Pontifex, l'account Twitter in lingua inglese di Papa Francesco, ad esempio, ha 18,8 milioni di followers. Nelle altre 8 lingue di questa piattaforma ha più di 50 milioni di followers. A questi si aggiungono Instagram, Facebook, YouTube e molti altri canali di social media con altrettanti followers. Data questa influenza ed esperienza con i social media, il Dicastero per la comunicazione fornisce importanti linee guida per i cattolici che si impegnano con i nuovi media. 5 le insidie. Primo, il digital divide. Dobbiamo essere consapevoli che non tutti hanno lo stesso accesso al mondo digitale, molti sono esclusi e lasciati indietro. Secondo, lo spazio digitale è uno spazio commerciale. Paghiamo con la nostra attenzione l'utilizzo di piattaforme che sembrano gratuite ma che in realtà sono state create per guadagnare. Terzo, le fake news sono una preoccupazione crescente. Sebbene tutti si battano per la trasparenza, nel mondo digitale i confini tra fatti e finzioni si confondono facilmente. Quarto, online incontriamo soprattutto persone che condividono gli stessi interessi e le stesse idee. Questo crea una nuova forma di tribalismo. Quinto, l'anonimato mal percepito dello spazio digitale scatena comportamenti aggressivi e violenti. Molti sono quindi feriti nel mondo digitale, avendo sofferto di cyberbullismo e di esclusione. Il Vaticano ci ricorda che dobbiamo essere saggi, amministratori del nostro tempo e non perderci nell'abisso digitale. Soprattutto le famiglie dovrebbero riscoprire il pranzo o la cena in famiglia senza dispositivi digitali. Inoltre, Dio può essere sperimentato solo nella vita reale e nelle relazioni reali. Ma questo documento non è una condanna di tutto ciò che è digitale, al contrario, è ricco di sfumature e ci incoraggia ad usare i social media sulla falsa riga della parabola del buon samaritano. I nostri incontri digitali dovrebbero essere incontri di amore, di aiuto, di sostegno.